Salve, benvenuti su Farm e Benessere TV. Ci troviamo oggi qui in Piazza Duomo per misurare gratuitamente la pressione e quindi prevenire le malattie cardiovascolari. Siamo qui con un volontario dell'associazione Farm e Benessere, la dottoressa Anna Chiara Aragone. Dottoressa, come mai avete scelto di diventare un volontario di questa associazione? Buongiorno a tutti. Faccio parte di questa associazione da quando è nata, un paio d'anni, per mettere in campo le mie competenze anche a favore del volontariato e per dare una mano a tutti quelli che hanno bisogno della mia attività, anche senza rivolgersi privatamente, utilizzando il volontariato. Buongiorno, qui con noi abbiamo un altro volontario dell'associazione Farm e Benessere, il dottor Vincenzo Oliva. Come mai che è stata organizzata questa giornata? Allora, questa giornata è stata organizzata l'8 agosto perché? Perché il caldo infernale di questi giorni soprattutto ha fatto in modo che molte persone avessero un calo sia di magnesio che di potassio. Infatti noi regaliamo magnesio e potassio a tutta la popolazione gratuitamente. Questo aiuta a prevenire il caldo, l'afa? Questo aiuta tantissimo a prevenire soprattutto il caldo. Qui con un altro volontario dell'associazione Farm e Benessere, il dottor Antonio Siepi. Il dottore in questo momento ci dirà quali consigli usare per chi vuole praticare attività fisica anche con il caldo. Buongiorno. Sicuramente di non uscire nelle ore più calde, quindi è preferibile o il mattino presto o la sera al tramonto. Usare un abbigliamento adatto, quindi che permette una buona traspirazione, e infine idratarsi e mangiare tanta verdura e frutta. Questi sono i migliori consigli per prevenire eventuali botte di caldo, crampi, dolori muscolari e altro. Buongiorno, siamo qui con un'altra volontaria dell'associazione, la dottoressa Zaira Senatore, biologa. Dottoressa, è opportuno fare le analisi in questo periodo? Sicuramente non c'è un momento opportuno, mai durante l'arco dell'anno, un momento preciso. Le analisi vanno fatte quando il proprio medico di base ne dà indicazione, quindi sicuramente bisogna seguire sempre i consigli del proprio medico. Sicuramente c'è anche la prevenzione, quindi seguire uno screening durante l'anno due volte ogni 6 mesi. Chiudiamo questa giornata di prevenzione dandovi appuntamento al prossimo evento e ringraziamo tutti i volontari dell'associazione Farm e Benessere.